Sì, un'organizzazione salernitana che voleva naturalmente avviare questa attività di rifornimento dalla provincia di Napoli e che comunque è stata stroncata sul nascere dalla squadra mobile. Infatti per me è messa in evidenza una grande professionalità da parte dei miei uomini e del personale della squadra mobile. Non è che tutti i tempi, si diceva tempi tecnici da quando sono terminate le indagini a quando poi sono scattate le vere e proprie misure cautelari. Sì, tempi tecnici, tempi che fanno parte della normale dialettica che c'è tra l'autorità giudiziaria, tra l'ufficio del pubblico ministero e l'ufficio GIP. Ma c'era una rete insomma, di spacciatori di che dimensione? Ma una rete di spacciatori di 7-8 pusher che si muovevano al di sotto dei due promotori dell'associazione che avevano una caratura criminale importante. Beh, anche i due fratelli, insomma, incuranti del fatto di parlare, anche durante colloqui in carcere, parlavano tranquillamente del mercato. C'è anche una sorta di, come dire... Beh, naturalmente tutte le indagini si basano anche sugli errori che possono commettere dei criminali. L'importante è essere lì nel momento giusto, al posto giusto.